Esso Stick è un correttore estetico per orecchie sporgenti o a sventola, realizzato in silicone e adesivi medici che si attacca all'orecchio e alla parte adiacente della testa, avvicinandoli e assicurando una posizione ottimale delle orecchie. È discreto, facile da usare e il risultato è immediato e naturale. Il suo uso è raccomandato a partire dai 3 anni di età. Tuttavia, se le caratteristiche delle tue orecchie si adattano meglio al correttore Otto Stick Baby, puoi usare il prodotto che preferisci indipendentemente dall'età. Ogni scatola di Otto Stick contiene 8 correttori, cioè 4 paia. Per ottenere la durata e i risultati indicati è molto importante seguire nel dettaglio questi 5 semplici passi. Passo 1. Pulisci bene l'area con un prodotto astringente, 100% privo di componenti grassi, eliminando i residui causati da sporco e umidità. Passo 2. Tenendo conto della forma e delle pieghe dell'orecchio, determina il punto esatto prima di rimuovere le pellicole protettive, poiché in ogni caso posizioneremo il correttore ad una certa altezza per ottenere l'effetto estetico desiderato. Passo 3. Rimuovi la pellicola protettiva dell'adesivo dalla parte che posizionerai sull'orecchio e incolla il correttore facendo attenzione a non toccare l'adesivo con le dita. Passo 4. Una volta incollato all'orecchio, rimuovi la pellicola protettiva dalla parte della testa e fissiamo il correttore anche da questo lato, assicurandoti di aver scostato bene i capelli. Passo 5. Infine, esercita una leggera pressione sul correttore, assicurandoti che tutti i bordi siano correttamente fissati. Possiamo usare Otto Stick in occasioni specifiche o in modo costante e continuo. La durata del correttore può variare da 3 a 7 giorni, a seconda del tipo di pelle, della modalità di posa e del periodo di adattamento di ogni persona. Con la pratica otterremo una maggiore durata in modo progressivo. Posizioneremo sempre il correttore su una superficie piana, senza pieghe. Come prodotto astringente, di solito il più usato tra i nostri utenti è l'alcol a 70 gradi. Dopo aver pulito correttamente la pelle, attendere che sia completamente asciutta prima di applicare il correttore. Se rimangono tracce di umidità al momento della posa, l'efficacia degli adesivi sarà ridotta o annullata. Durante le 4 ore successive all'applicazione del correttore, si consiglia di non bagnarlo e di non praticare attività che comportino eccessiva sudorazione. In queste prime 4 ore, permetteremo all'adesivo di acquisire la sua massima resistenza, necessaria per la sua compatibilità con acqua e sudore nelle prossime ore e giorni di utilizzo. Per la rimozione del correttore dovrai iniziare a sollevarlo dal bordo con l'aiuto di un cotton fioc imbevuto di olio per il corpo. Passalo lungo il bordo e lascia agire per un minuto. Una volta che l'olio si sarà infiltrato tra la pelle e il correttore, introdurremo delicatamente il cotton fioc e il correttore si staccherà praticamente senza sforzo. Una volta rimosso il correttore, ricordati di idratare l'area e lasciare riposare la pelle per 12-24 ore prima di utilizzarne uno nuovo, assicurandoti successivamente di detergere l'area dai residui di sebo generati nel periodo di riposo.